Non c'è moltissimo da dire in realtà su gara 3 tra Milwaukee Bucks e Phoenix Suns. Il piano partita di coach Mike Budenholzer è stato il medesimo di gara 2, con l'unica differenza che Holiday e Middleton hanno tirato meglio. Lato Suns da registrare le cattive serate di Booker e Cameron Payne. Purtroppo per noi, ma per fortuna di coach Bud, abbiamo meno di cui parlare. Tutto gira attorno alla difesa dei Bucks sul pick and roll e dalle percentuali dal campo del supporting cast del greco. Non credo ci sia molto altro da analizzare rispetto alle passate partite. Lopez ha visto il suo minutaggio ridotto da 35 a 20 minuti, mentre Pat Connaughton lo ha visto aumentato da 20 a 30 con qualche minuto dato a Jeff Teague e Bobby Portis. Proviamo comunque a dare un senso a questo video e cerchiamo di estrarre tre spunti di riflessione, uno a favore dei Bucks, uno a favore dei Suns ed uno complessivo. Partiamo dalla constatazione generale. Questione tiri liberi e falli non fischiati. Monty Williams si è lamentato del trattamento ricevuto dagli arbitri in gara 3, la stessa difesa dei Bucks che in gara 2 aveva procurato 26 tiri liberi, di cui 25 realizzati per la banda di Williams. In gara 3 ne ha generati 10 di meno, per un complessivo 11 su 16. I Bucks invece sono passati dai 16 di gara 2 ai 26 di gara 3, l'esatto opposto tra le due squadre. Questo, signori miei, è il famoso fattore casa, non solamente per una maggior concentrazione difensiva e per una spinta emotiva data dal pubblico, ma anche per un certo condizionamento sugli stessi direttori di gara da parte del pubblico stesso e dell'ambiente in generale. 16 liberi totali ai Suns, 17 totali al solo Giannis, che va detto ha attaccato il ferro dal primo all'ultimo minuto. E quando attacchi in quel modo i fischi arrivano per forza. La storia spesso ci ha insegnato che quando un allenatore si lamenta dei pochi tiri liberi a favore, durante la partita successiva qualcosa in cambio riceve. Credo che Monty Williams voglia in qualche modo condizionare l'arbitraggio di gara 4 senza però alzare troppo la voce. Vedremo l'esito delle sue parole domani notte. Punto a favore dei Phoenix Suns. Possiamo parlare del gioco dei Suns e del fatto che, nonostante qualche difficoltà, spesso hanno momenti in cui fanno girare la palla in maniera splendida, generando tiri qualitativamente ottimali, ma vorrei mettere il focus su un altro punto. Il punto a favore dei Phoenix Suns ha un nome ed un cognome: Jay Crowder. Ha dimostrato per lunghi tratti di poter tenere fisicamente Giannis, soprattutto spalle a canestro. Un aggiustamento difensivo di Phoenix potrebbe essere, ad esempio, proprio questo: cercare di far ricevere palla a Giannis spalle a canestro contro Crowder, piuttosto che fronte a canestro contro Ayton, Bridges, Johnson o Torrey Craig. Crowder è uno dei segreti di Pulcinella di questa squadra, come lo era del resto i Miami Heat nella passata stagione. Non credo esista ad oggi in NBA un giocatore che possa difendere in quel modo e fare 6 su 7 da 3 nella metà campo offensiva. È l'epitome del farsi trovare pronto, sempre e comunque. Anche in gara 1, dove ha tirato in maniera pessima in difesa, è stato un fattore. Punto a favore dei Milwaukee Bucks. Milwaukee ha trovato l'unico modo con cui possono cercare di ribaltare questa serie: riempire di falli Ayton e pressare forte il portatore con Jrue Holiday. Dico l'unico modo perché per il roster che hanno a disposizione alternative sinceramente non ce ne sono. Forse una difesa zona per distribuire il minutaggio, ma non l'hanno mai fatta e non credo che in gara 4, 5, 6 ed eventualmente 7 di finale NBA si mettano ad improvvisare. Se riescono a tenere Ayton sotto pressione, soprattutto se ad Ayton dovessero improvvisamente mancare tutte le certezze che ha dimostrato di avere in questi playoff, i Bucks hanno una chance, altrimenti la vedo durissima. Tutto passa per l'atteggiamento del greco. Ha chiuso tutte e tre le partite con un plus minus positivo, significa che con lui in campo i Bucks vincono la serie. Senza di lui soccombono pesantemente. Nonostante abbia dimostrato di stare piuttosto bene, a volte lo si vede in difficoltà con quel ginocchio e più la serie si trascina e più lui potrebbe soffrire. È una gigantesca incognita da cui dipendono le speranze di anello dei Milwaukee Bucks. Finita l'analisi delle finals, passiamo ad argomenti più frivoli. Team USA e, come al solito, Ben Simmons. Partiamo dal playmaker australiano.
I Philadelphia 76ers hanno ufficialmente gettato la spugna e la maschera, oserei dire. Ben Simmons è ufficialmente sul mercato e Morey è disposto ad ascoltare le offerte che arrivano a patto ci sia in mezzo un All-Star caliber player, ovvero un All-Star. L'obiettivo, nemmeno troppo celato, sarebbe quello di arrivare a Damian Lillard, ma la recente svalutazione di Simmons rende il tutto più complicato. Portland sarebbe più per inserire McCallum nel pacchetto piuttosto che Dame, ovviamente. Occhio però alle piste Cleveland e Minnesota. Minnesota vuole Simmons a tutti i costi, pare, ma senza sacrificare Russell, Towns o Edwards, il che rende decisamente improbabile un sì di Philadelphia. Cleveland sta cercando di svendere Sexton e Kevin Love, che nelle spaziature di Philadelphia potrebbero inserirsi decisamente bene. Staremo a vedere. L'altra questione è Team USA. Due sconfitte su due partite con Nigeria e Australia. Se il buongiorno si vede dal mattino, credo ci sia parecchio da lavorare, soprattutto sull'affiatamento. Sembrano tante figurine messe lì, una a fianco all'altra, e questo, contro squadre vere, lo puoi patire nonostante tutto il talento a disposizione. Certo è che partire con due sconfitte di questo tipo può far prendere coraggio a tutte le altre contendenti, perché no, Italia compresa. Vediamo se alle Olimpiadi saranno in grado di premere l'interruttore e magicamente vincerle tutte. Ditemi come sempre la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per non perdervi nessun video di NBA Revival Zone. Un saluto, il Franz.